che era uscito dal congresso di Vienna, era un assetto che vedeva il centro dell'Europa abbastanza debole, con la presenza no, sotto il profilo meramente nominale, della casata asburgica, il cui potere reale però era dislocato nell'Europa centrale e meridionale, allora in una parte dei Balcani. Certo, c'era una potenza più importante delle altre in questa Europa centrale che era la Prussia, certamente una delle potenze vincitrici, che lentamente, attraverso vicende che non è il caso qui di spiegare, diventa sempre più egemone, si può dire, ed era tutt'altro che riluttante a diventarlo all'interno di quella che fu chiamata poi la Confederazione di questo spazio tedesco. Poi si formò una Confederazione del Sud. Bismarck diventa cancelliere prussiano nel 62, attraverso una serie di guerre, costituisce prima, chiamiamola così, una grande Prussia, prendendosi i ducati danesi, lo Schleswig-Holstein, e poi sconfiggendo Asadova Königgrätz nel 1866, quella che per noi è la terza guerra di indipendenza, insomma, sconfiggendo l'Austria e dunque mettendola relativamente fuori dall'ambito dell'Europa centrale, e poi sconfiggendo la Francia nel 1870, la Francia che ovviamente era sempre più sospettosa di questa cosa che stava nascendo, e la sconfigge in modo irreparabile, con la resa sul campo del capo dello Stato, cioè l'imperatore Sedan, la sconfigge, al tempo stesso sconfigge anche la Comune di Parigi, insieme allo stesso governo repubblicano francese, ma insomma sconfigge la Francia il 31 gennaio del 1871, mette al mondo nel Salone degli Specchi di Versailles l'impero tedesco, il secondo Reich, con il re di Prussia che diventa anche imperatore dell'impero tedesco, con attorno a sé i re di Sassonia, i re di Baviera, cioè non è che nasce uno Stato unitario. Ecco. Sotto il profilo geopolitico che cosa succede? Succede che la visione metternichiana di per sé ne esce sconfitta, cioè non è più l'Austria la potenza centrale dell'Europa, l'Austria intesa non quella che vediamo noi oggi, evidentemente. Quella che poi dal 1866 diventa la duplice monarchia. E tuttavia l'assunto fondamentale del Congresso di Vienna è rispettato. Il Congresso di Vienna ha prodotto una situazione abbastanza miracolosa, cioè una situazione europea nella quale la guerra era sempre possibile perché gli stati erano sovrani e il diritto alla guerra era riconosciuto come ovvio da nessuno contrastato, la possibilità della guerra era sempre presente nell'azione politica delle potenze sovrane. Nonostante questo intrinseco tasso di rischiosità dello spazio politico europeo, il Congresso di Vienna produce una situazione che sopporta sia la nascita dello Stato unitario italiano, sia la nascita dell'impero tedesco, sia il progressivo decadere dell'impero ottomano, colpito anche
ma quello sarà poi il colpo di grazia, colpito anche dall'azione italiana che genera per una serie di ripercussioni sui Balcani, le due guerre balcaniche, e poi una situazione di rischio, che naturalmente a suo tempo Rusconi descrisse molto bene in almeno un paio di libri, una situazione di rischio che a un certo punto deflagra perché la probabilità dell'incidente era troppo alta ed era una situazione in cui non vi erano forme di contenimento dell'incidente. Ecco. Se capitava un incidente, la catastrofe era garantita. E dunque Bismarck è stato rivoluzionario perché ha voluto modificare in un pezzo essenziale la visione metternichiana dell'Europa, cioè ha voluto creare una potenza di centro. Potenza di centro è un'espressione ricorrente nell'analisi geopolitica. La Germania sta effettivamente nel centro-nord dell'Europa e ha come caratteristica fondamentale di non avere confini chiari. Sì, all'ingrosso c'è il Reno da una parte e dall'altra non si sa. Ecco. Dall'altra non si sa. La Germania che contiene la Prussia, che diventa l'impero Guglielmo, il secondo impero, quella Germania lì arrivava fino a Memel, cioè l'attuale Klaipeda, cioè un posto che non si sa più nemmeno dove sia, molto inoltrato nel Baltico. Ecco. Era una potenza molto spostata a Oriente, molto spostata. Anche per il buon motivo che non c'era la Polonia. Era un rivoluzionario da questo punto di vista, dal punto di vista geopolitico, perché ha messo al mondo una cosa che è nuova e non prevista. Però l'ha messa al mondo bruciando sul tempo il liberalismo tedesco, che era stato storicamente il portatore dell'istanza nazionale. Cioè, in Germania chi diceva ci deve essere uno Stato nazionale tedesco non erano certo i sovrani delle piccole dinastie, delle medie dinastie territoriali, erano i liberali, che naturalmente non ci sono mai riusciti, a differenza dei liberali italiani che ci sono riusciti perché hanno trovato uno staterello come il Piemonte, il cui primo ministro era liberale, sia pure senza spingersi troppo a sinistra, ma insomma lo era. Ecco, lì la cosa è avvenuta grazie al cancelliere di uno Stato, la Prussia, cancelliere che non era liberale, era antiliberale. Però non era un antiliberale reazionario, timoroso, era un antiliberale che ha sfilato ai liberali i loro argomenti. Il primo argomento era l'unità della Germania, e quello l'ha fatta lui. E mentre la faceva, il liberalismo tedesco lo applaudiva e credeva che col tipico ottimismo un po' sconsiderato dei liberali, che poiché il futuro, il progresso stavano nel combinato disposto di Stato nazionale, capitalismo, borghesia, uno che fa Stato nazionale e capitalismo, insomma, dovesse necessariamente lavorare anche per l'imborghesimento dello Stato, cioè per la sua trasformazione in senso liberale, il che non avvenne. Però è anche vero che Bismarck toglie ai liberali un altro argomento, cioè l'argomento della modernizzazione della cultura politica interna, che in lui Bismarck non è per nulla modernizzazione che in lui Bismarck non è per nulla sorretta da idee liberali e che tuttavia per certi versi porta avanti inventandosi la Costituzione del Secondo Impero, che è una cosa abbastanza aggrovigliata, perché ricordiamoci che quello è un impero, ma insomma esiste, viene messo sul tappeto la Volksvertretung, la rappresentanza popolare eletta a suffragio universale maschile, che è
antiliberale, antisocialista, serve a bruciare le rivendicazioni del mondo operaio, tutto quello che vogliamo, perché naturalmente più sei inclusivo, più smorzi le eventuali contraddizioni presenti dentro la società. Questo è ovvio, è quello che è successo. Insomma. Certo, la compagine del Secondo Impero non è liberale, è a essere proprio larghi, è centrata su una forma di costituzionalismo, cioè di netta divisione fra i poteri, poi su un assetto federale, diciamo così, ma se la consideriamo come un'entità unitaria fondata sopra una divisione molto netta dei poteri e sopra il bilanciamento della force vertebrale, della rappresentanza popolare del Parlamento, che viene bilanciato dal principio monarchico, che era il principio sancito e ribadito dal congresso di Vienna, il principio monarchico di Franz Julius Stahl, che vuol dire il potere sta nel monarca, la legittimità, non solo la legittimità sta nel monarca, ma ci sta pure il potere. Il potere tendenzialmente tutto, se poi il mondo evolve che, in modo tale che si rende necessario dare un pezzo di potere alla rappresentanza del popolo, beh, ne deve restare moltissimo presso il monarca, che in questo caso poi agisce attraverso il suo cancelliere. Che lo statuto albertino si fonda più o meno su questi principi, con la differenza che lo statuto albertino, nel momento in cui viene applicato per la prima volta in Piemonte, viene letto in chiave di necessaria fiducia del Parlamento all'esecutivo, ma non c'è scritto. E non solo, ma nello statuto albertino non c'è nemmeno la ipotesi di una, come si dice, di un governo di gabinetto, cioè l'istituto albertino prevede il re che prende il suo cancelliere, in questo caso il suo presidente del consiglio, e gli dice fammi un governo. Non prevede il meccanismo parlamentare, per cui un partito vince le elezioni e allora ha la maggioranza in Parlamento, e allora il monarca chiama il capo di quel partito e dice mi faccia vedere se riesce a mettere in piedi un governo. Meccanismo, tecnicamente il meccanismo del costituzionalismo puro che stava nello statuto albertino era questo che vi ho detto, e la costituzione tedesca del secondo impero non prevedeva il voto di fiducia, prevedeva il voto di bilancio, quello sì. Del resto un Parlamento che non ha il voto sul bilancio serve poco. Ecco, il voto di bilancio che fu strappato attraverso un conflitto costituzionale prussiano, estremamente duro, che vide il monarca e il cancelliere Bismarck fare un paio di guerre senza col bilancio dell'esercito non approvato dal Parlamento, col Parlamento che non l'approvava, e quelli sono andati avanti così. A un certo punto si risolve questo conflitto con il fatto che il Parlamento, con la cosiddetta legge di indennità, il Parlamento abbuona al monarca tutto il passato e ottiene che d'ora in poi il bilancio della difesa, diciamo così, debba necessariamente essere sottoposto al voto parlamentare. Insomma, era un regime moderno ma non liberale. Moderno perché aveva il suffragio maschile universale, non liberale perché non avevano fatto parte, le idee liberali non facevano parte del bagaglio culturale di Bismarck, e perché la borghesia tedesca era molto abile a fare affari ma non era egemone, perché l'egemonia sociale non l'aveva. L'egemonia sociale era ancora presso il ceto degli Juncker, ad esempio, a cui Bismarck apparteneva, era ancora presso l'esercito. Insomma, era
una via speciale alla modernizzazione, quello che poi fu chiamato Sonderweg. E anche la cultura tedesca, per quanto non antimoderna, ecco, per quanto non antimoderna, non necessariamente tutta antimoderna, ecco, diciamo meglio, non era nutrita di liberalismo, e semmai era critica del liberalismo.